La seconda edizione di Universo Teatro attribuisce un premio a colui il quale ha fatto degli eventi un po' la sua bandiera, il creatore dell'estate romana, e oggi qui con noi è Renato Nicolini. Allora, un uomo di eventi che quest'oggi viene premiato nel corso di un evento che sta nascendo, che sta andando avanti qui a Benevento. Qual è l'emozione? Beh, intanto che nascano delle cose nuove come Universo Teatro è una cosa che mi fa piacere, perché l'importanza dell'estate romana forse è difficile capirlo oggi, quando non c'è più nessun comune in Italia che non faccia delle feste estive. Nel 77, quando è nata l'estate romana, l'estate era. C'era quella canzone di Modugno, il marito se ne va e la moglie sta, no, la moglie se ne va, il marito sta in città, il povero marito rimane incustodito. Era insomma l'Italietta degli anni 50, in cui appena arrivava il caldo nelle città, le città si vuotavano. E questo mi è sempre sembrato un'assurdità. Io poi sono nato negli anni 40, le vacanze d'estate allora duravano moltissimo, giravo la città perché non si poteva stare 3 mesi in vacanza e questa città mi piaceva moltissimo. Ho pensato, facciamo vedere a tutti i romani quanto è bella la città di Roma, anche a quelli che magari. Allora capitava questo, che nel centro della città chi abitava nelle borgate, nella periferia non andasse mai. E credo che questo abbia fatto molto bene a Roma perché ha fatto sentire ai cittadini meno fortunati che erano comunque cittadini di una città che non li respingeva. Il cinema alla Basilica di Massenzio, il ballo a Villa Ada, il circo a Piazza Farnese, sono stati eventi che hanno fatto sentire a tutta la città di Roma di essere un'unica città, che non c'erano cittadini di serie A e di serie B. E oggi come possiamo fare questo? Come possiamo far sentire che non bisogna aver paura, che bisogna avere fiducia nel futuro, che non c'è soltanto il pericolo del terrorismo, che non ci sono solo le borse che crollano, no? Che l'Italia ha un futuro nonostante la Gelmini, no? Che l'università e la ricerca possono svilupparsi. E Universo Teatro in qualche modo mi sembra in sintonia, mentre invece Roma si è un po' fermata, no? Ieri addirittura la polizia ha caricato dei ragazzi che giustamente manifestavano in occasione della festa del cinema, invitando il sindaco e l'assessore alla cultura a non procedere con lo sgombero dei centri sociali, che sono una realtà molto importante nella città. Insomma, io credo che c'è una cosa che tiene insieme lo spettacolo, compresi gli eventi, la vita della città e la cultura, che è la libertà, insomma, il sentirsi liberi, potersi incontrare. Perché è stata bella la mia estate romana? Perché allora non si sapeva che gli assessori alla cultura prendevano più voti degli altri, per cui per 5 anni sono stato libero di scegliere quelli che mi parevano, anche quelli che alle elezioni votavano scheda bianca, come Simone Carella, che ha inventato il Festival dei Poeti a Castel il Porziano, un evento di cui ancora adesso ci si ricorda. Se mi fossi affidato a bravi funzionari di partito, a ragazzi con la giacca, la cravatta, sempre in ordine, nessuno si ricorderebbe dell'estate romana e l'estate romana non sarebbe mai nata, perché il disordine è quello che fa nascere l'ordine e la creatività è sempre una cosa gioiosa, improvvista, disordinata. Insomma, bisogna capirlo, no? E mi auguro che in questo momento così difficile per l'economia italiana si cominci a pensare che non saranno i manager con i loro pranzi di lavoro, le giacche, le cravatte, le veline, le telefonate di raccomandazione ad aiutare l'Italia. Il
per il secondo anno qui a Benevento, dunque si è un po' affezionato alla città, credo, ma sicuramente la città, questo posso affermarlo con certezza, si è affezionata a lei. E allora ha qualche, mi mette qualcosa con Benevento? Possiamo sperare insomma in qualche partnership o di averla ancora con noi? Beh, io sono un vero romano, anche se diciamo mio nonno Giovanni era nato a Palermo, poi è arrivato a Roma nel 1892, beh, ormai sono 140 anni, poi da parte di madre sono romano da 7 generazioni. Come posso non amare Benevento? La città che ha sconfitto anche la grande Roma, che ci ha insegnato la virtù della modestia, a chinare ogni tanto la testa. E poi Benevento effettivamente è una splendida città in cui diciamo dai tempi sanniti ai Longobardi, al Ducato di Benevento e fino all'architetto Filippone, architetto vissuto nel periodo fascista, però bravo architetto, quindi qui mi piacerebbe molto pensare a un evento urbano, no? per la città, l'anno prossimo è l'anno dei Longobardi, chissà, diciamo che una collaborazione tra il CUT di Benevento, il Laboratorio Teatrale Universitario di Reggio Calabria, non possa prendere piede, mi piacerebbe molto. Intanto sono qui a Benevento, giro, vado dall'Arco di Traiano alla chiesa di Sant'Anna, visto anche la chiesa di San Bartolomeo, il povero San Bartolomeo squartato, e ho pensato, povera Italia, come ti rappresenta bene questo quadro. Grazie.